Terra Amara, anticipazioni nuovi episodi, Zuleia per la morte di Umit. Interessanti le anticipazioni di Terra Amara, la soap opera con protagonisti Zuleia, Hilal Altınbilek, ed Emir, Murat Unalmis. Nelle prossime puntate della soap turca vedremo Betül determinata a mettere le mani sulla grande azienda Yaman, tradendo di fatto chi l'ha sempre aiutata. Il suo complice sarà Abdülkadir, che le proporrà di tendere un tranello al socio di Temir. Nel frattempo, Mehmet ha confessato a Zuleia di essere innamorato di lei e sarà ancora più deciso ad averla tutta per sé dopo aver saputo che ha chiesto il divorzio dal marito. Peccato che il destino si rivolti contro di lei per l'ennesima volta. Tanti gli eventi che hanno messo alla prova Zuleia, in primis, la scoperta dell'esistenza di Hülya, la fidanzata di Demir che, nel passato, si gettò dal quarto piano di un palazzo dopo essere stata abbandonata poco prima delle nozze. Questa notizia ha sconvolto Altun, che ha così deciso di chiedere il divorzio. Di tutto ciò è ben contento Mehmet, che ha trovato il modo e l'occasione per confessare a Zuleia di essere innamorato di lui. Nel frattempo, Abdülkadir spera che Betül porti avanti il loro piano volto a distruggere Zuleia. La giovane si spingerà ben oltre, andando alla polizia per accusarla di essere la responsabile della misteriosa scomparsa di Temir. La situazione di Zuleia diventerà ancora più complicata dopo che la relazione segreta tra Demir e la sua amante Umit verrà a galla. La rabbia sarà tanta e Betül non vedrà l'ora di approfittarne. Già, perché la bella Umit verrà trovata priva di vita e subito si capirà che non si è trattato di un gesto volontario. Sarà così che Betül coglierà l'occasione al volo per denunciare Zuleia della morte di Umit, le avrebbe tolto la vita per vendicarsi di lei e della relazione che aveva con Demir. Verrà ritrovata l'arma con cui è stata uccisa Umit e su di essa compaiono le impronte di Zuleia. A farla recapitare alla polizia è stata proprio Betül. Purtroppo, tutte le prove sono contro di lei e non passerà molto tempo prima che dei poliziotti arrivino alla villa per portarla in carcere. Betül, dunque, ha ottenuto ciò che voleva, ovvero sbarazzarsi di Zuleia per distruggere l'azienda Yaman. Questo e tanto altro ancora nelle nuove puntate di Terra Amara, nelle quali ci sarà anche la morte di Hakan che getterà tutta Kukurova nella disperazione. Anche in questo caso, il suo decesso verrà fatto passare per causato da un infarto. Ma la verità è ben altra. L'uomo, infatti, era sulle tracce di Kara per scoprire la sua vera identità.